Ciao a tutti. Conquistando Escalones è l'associazione formata dai malati di distrofia muscolare dei cingoli LGMT1F e dai loro familiari che nasce per raccogliere fondi e finanziare la ricerca della cura per questo male. Questo video vuole tentare di spiegare in modo semplice che cos'è e come funziona questa malattia. La distrofia muscolare dei cinguli 1F è una malattia genetica degenerativa che colpisce dapprima le fasce muscolari pelviche e scapolari, per poi allargarsi a tutti gli altri muscoli fino a compromettere il funzionamento degli organi interni. Nel 2013 si è scoperto che la malattia è causata dalla codifica errata della proteina trasportina 3 da parte del gene TNPO3, la stessa proteina che si è scoperto essere coinvolta nell'emissione all'interno delle cellule del virus dell'HIV, che è quello che causa l'AIDS. Cerchiamo di semplificare le cose. Immaginate il gene come una pagina di un libro di istruzioni che indica come costruire le proteine. Nel nostro corpo sono presenti diversi tipi di proteine, ognuna con la sua funzione. Quella di cui ci interessiamo noi, la trasportina 3, possiamo immaginarla come un treno che trasporta alle cellule le informazioni di cui hanno bisogno per funzionare correttamente. Scendendo nel dettaglio del nostro caso, nei malati di questa particolare distrofia muscolare dei cingoli, la pagina del gene TNPO3, che contiene le istruzioni per la costruzione del treno trasportina 3, ha un errore di stampa e il treno non viene costruito correttamente. Per semplificare, è come se venisse aggiunto un ulteriore vagone più grande degli altri. Per questo motivo, quando il treno raggiunge la cellula, non riesce a entrare. La mancata consegna delle informazioni che conteneva provoca un difetto nella cellula e questo causa la malattia. C'è un beffardo vantaggio in tutto questo, ed è che anche il virus dell'HIV, che utilizza questa stessa proteina per entrare nelle cellule, rimane bloccato fuori, rendendo quindi i portatori di questa malattia immuni all'AIDS. Questa loro immunità potrebbe essere la chiave per la cura ad uno dei virus più temuti della storia dell'uomo. Ecco perché studiare il funzionamento di tutti questi meccanismi porterebbe vantaggio non solo ai malati di distrofia muscolare dei cingoli 1F e di altre malattie neuromuscolari simili, ma anche ai milioni di persone che sperano di poter sconfiggere l'AIDS. Ovviamente questa breve spiegazione non è scientifica, ma spero vi abbia aiutato a capire quello che succede nel corpo di chi è affetto da questa particolare distrofia. La ricerca fortunatamente ha già scoperto molto, ma non è ancora abbastanza per raggiungere la cura. Aiutaci ad arrivare alla cura per milioni di persone. Aiutaci a camminare, aiutaci a vivere. Insieme possiamo farcela.